Marzo 2021, siamo alla fine della stagione vegetativa, ci prepariamo per la nuova stagione e questa è la fase di, diciamo, di termine dell'impostazione del cordone speronato, nel senso che da ora in poi tutte le potature che facciamo sono le potature di, diciamo, di coltura, quindi di sviluppo del cordone. L'anno scorso, ricordate, abbiamo cercato una gemma che desse dei tralci, un tralcio con delle gemme che desse dei tralci per lo sviluppo della parte inferiore del braccio, quindi superiore qua con questo punto vegetativo e inferiore qua con questo punto vegetativo per far lavorare il braccio del cordone al 100%, idem da questa parte. E quindi adesso dobbiamo partire con la potatura, la ramificazione. Partiamo da questo, vedete? Questo è un tralcio che non sta andando da nessuna parte, quindi questo lo elimino facendo attenzione alle gemme di corona, quindi non raso le gemme di corona, in questo modo la pianta ben sopporta il taglio di un anno. Cerchiamo di fare naturalmente solo tagli di un anno, al massimo di due, e poi cosa utilizziamo? Questa gemma più questa per riportarmi in asse, quindi la porto a due gemme. Okay. Qua c'è il bouillon più, diciamo, lo sto portando a due gemme franche, a due occhi. Andiamo qua, questo è il moncherino lasciato l'anno scorso, che non ci serve. Cerchiamo di eliminare perché è fastidioso, molto fastidioso. Okay. Anche qua, la vecchia teoria dice tagli qua così stai basso, ma in questo caso sto talmente vicino come internodo che salgo, se salgo, salgo di mezzo centimetro, quindi non ho problemi. Perché anche in questo caso, e non solo, questo qua è il traccio che mi permette di riportarmi in asse, perché questo se ne sta andando verso questa parte, mi riporta in asse, quindi utilizzo questo. Quindi questo lo taglio facendo attenzione alle gemme di corona, faccio un taglio cosiddetto nel rispetto delle corone, e questo lo porto a bouillon più una più una. Ok. In realtà poi vedo in fase di germogliamento cosa succede, perché io avrò un traccio qua, un traccio qui e un traccio qui. Se il lockdown non ci blocca, ma qua in Sardegna fino adesso siamo in zona bianca per fortuna, è importantissimo fare la potatura verde, che l'anno scorso purtroppo io ho potuto fare molto saltuariamente, comunque molto in ritardo, perché eravamo bloccati, come sapete tutti, non si poteva, ci si poteva spostare. Questo, ricordo, è un vigneto hobbistico, è un vigneto, diciamo, che io faccio il vino per adesso solo per gli amici, quindi di fatto non è una professione, per cui avrei dovuto giustificare questo fatto, ma insomma, quindi dicevo, in potatura verde vedo se mi germoglia il bouillon, utilizzo solo questi due, questo e questo, e questo lo lascio. Per adesso le lascio tre, perché non si sa mai. In questo caso invece me ne vado, questo tralcio se ne sta andando verso l'infinito, quindi non mi serve, idem come sopra. Faccio un taglio rispettando le gemme di corona, questo è il moncherino del secco che voglio eliminare, stando attento a non fare danni. Dai, e dai, ok? E questo lo porto a uno stesso, una più una. Ok? Questo punto vegetativo inutile, che avrei dovuto eliminare in potatura verde, non l'ho fatto per i motivi prima esposti. E questo è lo stesso, questo è molto basso, quindi non mi serve, utilizzo questo per riportarmi in asse, quindi questo lo taglio eliminando, cioè che ho posto, stanno attendo le gemme di corona, questo è secco, che non mi serve più, e questo lo posto, vedete, bouillon, più una, più una. In realtà sarà questa la gemma, questa qua dietro, che non si vede, che mi riporta in asse sul, diciamo, sul piano del cordone. Quindi la potatura del cordone è effettuata, adesso vedremo qualche altro caso, ma insomma saranno tutti simili, quindi andiamo avanti, dai. In questo caso, che è un po' storto, è un po' bruttino, però funziona lo stesso, l'importante è che funzioni. In questo caso vediamo invece come fare un taglio di due anni stando abbastanza tranquilli sul fatto che non ci siano grossi problemi. Partiamo da questo qua, vedete?
internodo è piuttosto importante, siamo più di un centimetro. Quindi io in teoria io qua posso tagliare qua, perché in questo modo sfrutto questo, rimango basso e mi serve per stare nell'asse. Quindi non taglio qua, non raso come ho fatto in altre occasioni, ma taglio qui. È un taglio di 2 anni, però c'è sufficiente legno per stare tranquillo. Faccio una più una gemma, è debolino, quindi non lascio più il bourillon più gemma franca. Elimino. Poi naturalmente questo qua l'anno prossimo lo elimino. Qua manco si pone il problema, ovviamente. Ok, eccoci qua. E lascio bourillon più una più una. Qua, ovviamente, me ne vado verso su, quindi elimino, che è tutto storto questo, ma non succede niente. Io, no, diciamo, non sono di quei fatiti della vigna deve essere bella a tutti i costi. Sì, la vigna è una bella vigna, è un piacere agli occhi, però intanto la vigna deve essere funzionale e deve essere sana soprattutto. Questo è il secco, quindi lo elimino uno più uno. Qua. Se potassi utilizzassi questo, me ne andrei troppo largo. Invece uso questo che è una gemma che mi riporta in asse. Quindi questo lo taglio rispettando le gemme di corona. Questo è il secco che rifilo e questo lo porto a bourillon più uno più uno. Quindi in questo caso abbiamo fatto in una pianta abbiamo fatto un taglio sul legno di 2 anni, ma tutto sommato abbastanza sopportabile. Questo è il famoso cordone a 8 punti vegetativi, quello che stiamo impostando. Ricordate quello che ha avuto il taglio qua, che però, come dire, sta sviluppando ancora la vita in questi castelletti, anche se questo è un po' debolino. Questo, diciamo, appunto, il cordone, lo sapete ormai, allevato alla maniera tradizionale, quindi con i punti vegetativi solo sull'alto, sulla parte alta. Quindi come lo potiamo? Dobbiamo cercare adesso in questa fase, siccome i castelli sono già formati, dobbiamo ramificare. Facendo attenzione a non fare dei tagli molto importanti, quindi tagli che non siano particolarmente gravosi per la pianta, che in modo che non li subisca. Cominciamo a eliminare tutte le gemme e tutti i tralci che stanno sotto, che non ci servono, quindi questo, quest'altro. E qui dobbiamo portarlo come, per esempio, partiamo da questo. Allora, qua abbiamo una situazione che si ripete in vari altri castelletti, dove abbiamo un tralcio e un altro tralcio. Allora, io qua posso decidere o cosa, o lasciare questo ed eliminare non qui, perché se elimino qui il cono di dissecamento non ho abbastanza, siccome non ho abbastanza spazio fra gli internodi, il cono di dissecamento andrebbe a inficiare il percorso della linfa su questo. Quindi cosa faccio? In questo caso specifico, raso le corone qui, così però non è rasata. La devo proprio rasare, cioè non devo avere crescite in questo. Okay. Il cono di dissecamento mi va a interessare questa parte di moncherino, che tra l'altro questo lo elimino, questo qua, quindi, e in questo modo non va a toccare la linfa. Poi questo qua si secca, lo elimino e questo lo porto a un bourillon più prima gemma franca. E uno è fatto. E ci sono le campane della chiesa. Idem qua. Qua la stessa cosa, ho il problema che se taglio, siccome la distanza fra gli internodi è alta, se io taglio e elimino questo e me ne torno da questa parte, rischio di salire troppo. Ok, quindi cosa faccio? Questo lo rifilo intanto. Questo lo rifilo. Questo lo raso qua. Anche però no, in questo caso invece faccio un'altra cosa. Adesso lo sto guardando bene, faccio un'altra cosa. Questo è il bello dello studio dei video non artefatti, artificiali.
questo caso io preferisco andarmene quassù perché ho delle gemme posizionate meglio. Quindi per tornare, perché io devo tornarmi in asse verticale. Se io poto questo, ha due gemme, una qua, laterali, una verso questa e un traccio che va verso qua. Quindi mi sto allontanando. Quindi cosa faccio? Preferisco a salire in altezza piuttosto che andare in larghezza. Quindi cosa faccio? Elimino questo tralcio con un taglio rispettando le gemme di corona e qua porto a due gemme, lasciandomi questa, questo qua più questa e me ne salgo qua. Il problema della quando qualcuno dice sì, però così sali troppo, è vero, in realtà salgo, però io devo fare conto di una cosa, devo come dire, pensare a una cosa, ci ho riflettuto. E ho riflettuto sul fatto che in realtà la vigna, siccome è in pendenza, tra questo, diciamo, tra questo gradone, tra questo piano, questo interfilare e l'altro, ci sono circa 30 centimetri. Quindi in realtà sto guadagnando 30 centimetri, cioè se io mi metto qua e io penso di salire, anche se salgo da questo fino a qui, ho tutto lo spazio poi per farla sviluppare. Diverso è ovviamente tenerla questa, perché allora sì che lo vedo in un altro modo, cioè sì, la pianta sale, però qua il rischio che salga troppo. Quando dovesse salire molto, io penserò a fare la vendemmia dall'altra parte. Normalmente noi vendemmiamo da questo lato, dove sono io adesso, quindi ok, quindi entrando nel filare sulla nostra destra. Quando dovesse salire troppo, semplicemente faremo la vendemmia sulla sinistra. Potrò aggiungere un filo sui pali che sono sufficientemente alti, quindi il problema non sussiste. L'importante è che la pianta sia rispettata. Tanto questo è un buio che avevo fatto. Allora, qua invece, qua sì che posso fare il taglio come piace a noi, cioè me ne ritorno sull'asse eliminando questo tralcio, facendo un taglio rispettando le gemme di colore, questo è il secco dell'anno scorso e questo lo taglio a due gemme. Ok? Questo è lo stesso. Allora, se taglio questo qua, devo fare un taglio troppo importante, quindi questo lo elimino, anche perché è debolino, quindi è ovvio che non sta andando da nessuna parte, e questo lo taglio, però non con una un bourillon più gemma franca più una, ma solo con bourillon e una gemma franca. Così mi sfrutterò l'anno prossimo, mi sfrutterò il tralcio che esce da questo. Qua è proprio complicato perché la gemma se ne sta andando verso l'esterno, ma io qua dietro non si vede, qui ho una gemma che posso sfruttare per ritornarmi in asse, quindi questo lo elimino, questo lo elimino. E questo lo porto a bourillon, anzi sì, è bourillon più gemma franca, quindi due gemme. E così me ne torno dall'altra parte. Questo lo stesso è un caso come il primo che abbiamo visto. Cioè un caso in cui se voglio tornare sull'asse sono un po' più. Però c'è da dire una cosa. Intanto questo qua, allora vediamo un attimo, perché questo qua ho una gemma qui più una gemma qui che potrei riutilizzare. In questo caso io non è molto grosso questo. Se io anche taglio quassù il cono di seccamento prende una porzione, diciamo un centimetro di moncherino, quindi taglio qua. E questo lo taglio sfruttando questa gemma qui, che l'anno prossimo, cioè che quest'anno germoglierà e mi darà un tralcio per ritornare sulla verticale, quindi una più una. Ok? Qua non si pone neanche il problema, perché devo per forza sfruttare questo tralcio per ritornarmene in asse, quindi elimino questo con un taglio rispettando le gemme di corona. Questo lo posso lasciare anche con due gemme, perché ne ho un'altra qua dietro che mi porterà qua su. Quindi ne lascio una in più. Qua, questo se ne sta andando troppo verso l'infinito e oltre, quindi questo lo elimino. Faccio un taglio rispettando le gemme di corona. E questo lo faccio con una gemma, lasciando una gemma,
più una, perché questa è, lascio una, o meglio, bouillon che qua non si vede, più una qua dietro che non si vede, più una. In questo modo il cordone a 8 punti vegetativi è stato potato e sta rendendo anche abbastanza bene, ok? Ancora un caso di ramificazione, diciamo di fine di impostazione della ramificazione del cordone. Spero un attimo. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo da qua. Dai. Abbiamo detto questo. Allora, questo è il moncherino che abbiamo lasciato l'anno scorso. Non ce ne frega niente. Questo qua sta andando, è deboluccio, non sta andando da nessuna parte. Utilizziamo questo come tralcio principale, quindi per la ramificazione. Questo lo elimino. Faccio un taglio infilando il secco e fa vedere se qua dentro c'è il mio amico Bossi, il mio nemico bostrico. Il bostrico sta diventando un problema in vigna. No, non c'è, meno male. Quindi lo lascio a bouillon, però questo è molto debole. Più una, ne lascio uno in più. Vediamo un pochettino cosa succede. Poi, naturalmente, questo qua se ne sta andando da nessuna parte. Utilizzo questo qua. Elimino il secco e lascio uno più uno. Lascio due. La stessa cosa qua. In questo caso, però preferisco lasciare questo, quindi faccio un taglio rasando questo qua. Il cono di seccamento mi interesserà questo moncherino. Okay. Questo ce lo porto una più una, anche perché non è molto vigoroso, quindi li lascio, lo rafforzo un pochettino. In questo caso invece è facilissimo perché utilizzo questo per ramificarmi, quindi questo lo taglio eliminando. Facendo un taglio, stando attento alle corone, il secco viene rifilato e questo lo porto uno più uno. Ok? E anche in questo caso il pottone, sì, il cordone è potato. Eccoci qua. Dai, ultimo caso di potatura in cui si vede, un caso didattico perché si vede anche cosa significa non effettuare correttamente la potatura verde. L'ho già detto anche prima, purtroppo l'anno scorso c'è stato il lockdown, quindi siamo intervenuti un po' tardivamente e comunque qualcosa ci è sfuggito perché abbiamo dovuto fare le cose in fretta perché erano già molto grossi i tralci. Comunque insomma, perché per esempio questo non deve esistere, questo non deve esistere, questo non deve esistere. Quindi cominciamo a eliminare tutti i tralci che non ci interessano, quindi questo. Facendo sempre tagli di un anno, rispettando le corone che poi eliminerei, da cui partiranno dei germogli che noi elimineremo in potatura verde. Se continuiamo a rimanere in zona bianca. Questo poverino si è strappato, sicuramente il vento l'ha strappato, quindi questo lo devo eliminare. Infatti questo è completamente secco. Poverino. Questo devo andare a gemmetta che non funziona. E qua cosa faccio? Allora, qua è un po' un rischio perché devo stare attento che me ne sto andando troppo verso questa parte, cioè verso dietro. Quindi, siccome non è fortissimo, questo punto vegetativo è un po' scarsetto, adesso lo elimino ancora, ne taglio ancora. Quest'anno in vigna ho problemi di bostrico, quindi penso che utilizzerò, anzi non penso, sicuramente utilizzerò, adesso farò un trattamento con Pudilia bordolese e zeolite che mi hanno suggerito perché è uno strumento molto efficace anche contro eventuali insetti per fare in modo che non mettano le larve, che comunque, come dire, creino una barriera protettiva nella pianta per evitare agli insetti di mettere le uova. In particolare il bostrico è maledetto perché, se non lo sapete, insomma, ve lo dico, si ciba del midollo della pianta, entra in fondo e la pianta schianta, letteralmente. Comunque, insomma, per tornare a noi, quindi lascio il bouillon più un'altra gemma e questo lo porto a una gemma franca soltanto, perché questo bouillon spero che germogli, ma con due gemme dovrebbe germogliare, in modo da poi riportarmi in asse. Quindi un germoglio che se ne va verso questa e mi riporta sull'asse. In questo caso invece questo se ne sta andando troppo lontano, quindi questo non mi interessa. Qui il secco lo rifilo. Questo faccio un taglio rispettando le
gemme di corona e questo lo taglio a bouillon più un altro. In questo caso sarà l'altro che mi servirà per andare su. Questo le elimino perché è un germoglietto che non serve. Questo è un germoglietto che non mi serve. Quindi i tagli che facciamo sono sempre col rispetto delle gemme di corona, in modo che la pianta cicatrizzi bene. E questo qua, utilizzo questo qua per riportarmi in asse, perché questo se ne sta andando troppo lontano. Quindi questo lo elimino. In realtà questo qua lo posso eliminare anche, anzi questo non lo posso, questo lo eliminerò rasando. Perché? Perché con il disseccamento va a interessare questa parte di secco. Quindi questo lo raso. Non me ne devo preoccupare nemmeno in fase di potatura verde, e lascio una più una. Questa è una che mi servirà per salire, per riportarmi in asse. E infine questo, che ovviamente questo se ne sta andando da questa parte, quindi questo per forza lo devo tagliare, stando attento alle gemme di corona, perché siamo sulla fase del percorso della linfa, quindi sul percorso della linfa, quindi devo stare molto attento a non fare dei tagli grossi che possono inficiare poi il trasporto della linfa verso il tralcio e quindi verso le gemme che mi interessano. Questo lo rifilo. Questo, le gemme sono messe in una posizione un po' infelice, ma non mi interessa, quindi lascio una più una e poi vedo cosa succede l'anno prossimo. Intanto lo faccio. Ok, quindi dai, abbiamo fatto qualche esempio di potatura del cordone speronato, della fine dell'impostazione. Dopodiché adesso saranno tutte le potature successive, saranno potature di costruzione, quindi di ramificazione sui castelletti. Per cui intanto vediamo cosa succede al germogliamento, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao.